però è molto molto delicato. Infatti... vediamo, Villeneuve ci prova, Schumacher lo tocca e finisce fuori. Ma sinceramente non ci saremmo mai aspettati un comportamento del genere da parte di Michael Schumacher. C'era qualcosa che non andava, dispiace dirlo, ha cercato l'incidente ed ora è fermo in gioco, e questo è un gioco dove si rischia la vita molto spesso. Era un tratto lento dove appunto c'era una frenata consistente, siccome l'abbiamo non c'erano molto rischi, però un grande campione non deve assolutamente scivolare così in basso. Intanto rivediamo l'episodio che ha deciso l'uscita di scena di Schumacher. Quindi dicevo, per l'automobilismo italiano è comunque una grande stagione, e ci fa piacere che in questa stagione che tutto sia verificato quando le telecronache, la Formula 1 è tornata in Rai. Noi chiaramente non abbiamo nessun merito, però ci fa piacere essere stati noi a commentare. A proposito di Mazzoni, io vorrei fargli i complimenti. Ecco, Poltronieri. Vorrei fargli i complimenti perché ha avuto il coraggio di dire quello che bisognava dire. Per me Schumacher ha fatto una cosa estremamente scorretta. Ha ripetuto in peggio quello che aveva già fatto contro Damon Hill in Giappone. Quindi estremamente grave. Questo contro lo stile della Ferrari. Perché la Ferrari non può permettersi di avere gente di questo tipo. La Ferrari ha vinto e Schumacher ha perso.